E anche all'Istituto Superiore di Sanità oggi si è fatto il punto sullo sviluppo della pandemia. Sentiamo Riccardo Porcu. L'epidemia non è finita. Siamo in una fase in cui il numero di casi è più contenuto, ma l'epidemia non è finita. I contagi in calo, le zone rosse ridotte di un quarto, il tasso di contagio sotto l'1 in tutta Italia. Ma non basta, il virus circola ancora. Per questo l'Istituto Superiore di Sanità lo scandisce con forza. Lunedì non sarà un liberi tutti. Lo slogan passo dopo passo non è uno slogan di buon senso, ma è uno slogan che nasce da questi modelli che dicono, rilassando alcune cose, possiamo sostenere l'RT sotto 1. Un'apertura indiscriminata porterebbe entro un mese a intasare di nuovo le terapie intensive, secondo questo studio sottoposto al Comitato Tecnico Scientifico nei giorni scorsi. Far tornare in classe gli studenti farebbe alzare il tasso di contagiosità oltre la soglia di guardia. Discorso diverso invece per le attività produttive. Qui gli indici di rischio sono diversi da settore a settore. Questo livello di rischiosità non vuol dire che è una pagella, ma semplicemente avere consapevolezza dei punti di criticità su cui lavorare e soprattutto come gestire quel rischio in maniera di minimizzarlo. Per non vedere più gli ospedali così, ecco pronte zone rosse chirurgiche per singolo comune, ma anche il monitoraggio costante con tamponi, con una certezza. Dai primi dati sui test sierologici in Lombardia, l'immunità di gregge è ancora lontana.